Io vi ringrazio che siete venuti perché non mi aspettavo molta gente, perché poi per il tema che trattiamo è ultra sensibile, quindi dobbiamo sensibilizzare sempre di più. Anche perché questa sera la mia presentazione non è una relazione, ma è un passaggio anche video delle cose che dirò, perché nasce da un'esperienza vissuta, la missione Giacomo Baglione. È intitolata così e poi vi spiegherò perché è intitolata con questo nome e cognome, anche se poi vi rimando anche alla ricerca di internet perché potete vedere più materiale sulla... Però io sono stato cercato per questa associazione, poi i ragazzi ve lo diranno perché è stato un incontro di ricerca. Io non conoscevo né Francesco né Raffaele, che sono stati i primi che mi hanno cercato, e mi hanno cercato su indicazione di un altro amico, perché io portavo avanti già questi progetti in Tanzania, però ed è così nato, perché in Tanzania c'è presente un sacerdote che io ho conosciuto in Sicilia. Questo sacerdote si è lamentato con me, dice: mi vuoi aiutare, aiutami, tu che fai tutto un altro tipo di lavoro, perché il mio lavoro non è quello dell'associazione e né l'essere missionato, ma il mio lavoro è quello di fare le cause di beatificazione, pensate, il mio lavoro è postulatore. Quindi non c'entra proprio niente con la missione. Perché c'entra questa volta? Perché la missione è dedicata a un uomo che sta in concetto di santità, Giacomo Baglione, laico, che ha vissuto la sofferenza con la speranza del cuore e col sorriso. Allora io dicevo, la sofferenza non è solo quella fisica. Quando sono andato nel 2008, vedete la data, queste sono le foto della mia andata in Tanzania, a Kabuima, e quindi mi giro un po' così, queste erano le prime case che abbiamo trovato. E quindi dicevo, la sofferenza è anche morale, non è solo quella fisica. E siccome ci siamo andati in questa missione, perché? Perché il vescovo che sta lì, giovanissimo, viene spesso in Italia, si lamentava di non avere sacerdoti, di non avere persone che educassero cristianamente e insegnassero l'educazione civica proprio a questi popoli, perché loro vivevano ancora in questo paese. Questo è stato il primo centro che abbiamo costruito, perché loro non avevano proprio idea della curatura. Quindi non è che l'abbiamo noi costruito. Io sono stato sul posto, il sacerdote già viveva lì, noi abbiamo insegnato a costruire, perché poi gli abbiamo potuto procurare il materiale, ma il trasporto, la manodopera e tutto il resto l'hanno fatto loro. Quindi questa era il 2008, questa è una sala polivalente, in questa sala nel 2011 adesso è partito un laboratorio di taglio e cucito, perché dopo l'andata del sacerdote sono andate prima le scuole di Madre Teresa di Calcutta, ma non sono volute restare, perché dicevano che loro, i poveri facevano della carità a loro e non erano il loro carisma. Poi sono andate delle scuole dalla Germania e loro erano più di benedettine di vita attiva, e quindi hanno fatto laboratori, scuole abbiamo creato. Se passiamo, questo è sempre il laboratorio. Pensate che a fianco a questo laboratorio sono stati creati i primi bagni. Loro non avevano la concezione del bagno tipo turca, come si usava 50 anni fa da noi, non è il bagno di adesso. E quindi anche per fargli capire il concetto dell'igiene, il bagno, andare al bagno con qualcosa di riservato, pensate, gli elementi basilari mancavano in questa cosa. E vedete che qui abbiamo dovuto fare una fossa per la calce, come si faceva prima qui, perché lì si costruisce ancora così. Vedete le prime costruzioni, perché le prime abitazioni erano capanne di paglia. Quindi quando c'erano questi forti temporali, come si stanno verificando tra di noi,
perché io ho avuto la stessa sensazione quando ho visto quel temporale di averlo visto in Tanzania, e portano via tutto, portano via tutto. E poi pensate che quando non c'è la muratura, la notte si possono infilare serpenti, animali di ogni specie, e quindi nel sonno a volte morivano anche i bambini, perché morsi da questi scarafaggi, da questi serpenti, gli animali notturni. Allora vedete che già questa è la scuola, prima scuola, che accoglieva una cinquantina di bambini, adesso si è dovuta allargare. Quando sono stato in questa scuola, è dedicata a Padre Pio la scuola, e ho visto la lavagna, come avete visto di fronte, guardate le finestre, sono aperte. Mi ha fatto impressione questo, che non c'erano le imposte, erano aperte. E qui vedete i primi bambini, e questi vestitini che vedete addosso ai bambini abbiamo dovuto cucire lì, perché i bambini ti venivano con uno slippino, così ti venivano, pure a scuola. Non avevano il concetto della dignità di vestirsi così, proprio perché questa missione è ai confini con Ruanda proprio. Tanzania proprio profondo. E questa invece è la chiesa, mi sembra. Sì, sì, è la parrocchia, perché a fianco alla scuola si è creata la parrocchia. Poi 50 bambini, adesso ne sono 350. Perché Padre Salvatore, ogni tanto gli abbiamo regalato un uniforme per comunicare, e l'abbiamo fatto iscrivere su Facebook, perché dalla foresta almeno possiamo comunicare con questi social network. E allora lui mi dice: che faccio, li prendo altri 10, che faccio, li prendo altri 40 i bambini, perché pensate, per dare la vita a un bambino in Tanzania, in questo paese, ci vogliono 30 centesimi al giorno, vestirlo, darlo a mangiare e darlo a scuola, che per noi 30 centesimi non sono proprio niente, non li diamo neanche al parcheggiatore. E quindi Padre Salvatore, lui ha puntato sull'evangelizzazione, però io quando sono stato lì ho visto che lui li ha resi autonomi. Infatti gli abitanti di questo paese mi dicevano: i vecchi missionari, quando noi avevamo bisogno, ci davano di quello che avevamo bisogno e ci mandavano via. Invece dice il padre, dice: no, tu devi imparare a lavorare, tu devi imparare a zappare la terra, a coltivare la terra, devi imparare a studiare. E quindi dice: adesso è cambiato, dall'assistenzialismo siamo passati alla cultura. Poi Padre Salvatore è italiano, quindi si è integrato bene in quel luogo, ma loro non lo vedono solo come un sacerdote, come un missionario, hanno rispetto di questo, anche quando sono stato io, però ci vedevano come delle persone che potevano dare loro una speranza, dando la cultura, pensate che lì non c'è l'illuminazione, la notte ci venivano a bussare perché non c'è l'ospedale, e quindi le donne dovevano partorire, loro non sapevano come fare, i missionari andavano anche per questo. Una volta si è partorita una donna nella macchina del missionario, proprio, pensate, e poi l'hanno messo come Francesco Pio, questo bambino. Questo è un altro villaggio, Missonga. In questi giorni mi ha mandato delle gigantografie Antonio della Spedita, del nostro commercialista che sta anche nell'associazione, gli abbiamo spedito delle gigantografie di Giovanni Paolo II, perché lì c'era la presenza di molti stregoni. Allora la gente era dedita alla magia, alla stregoneria, queste cose assurde, e per portarli mano a mano non c'è stato solo il bisogno dell'evangelizzazione, ma anche parlare con queste persone. E la lingua loro è Swahili. Io ho imparato un po' di lingua dicendo la messa in Swahili, perché mi sono dovuto comprare il messale. Allora da quelle parole ho iniziato ad afferrare come comunicare con loro. Dopo un mese si afferra subito quella lingua. E anche perché loro parlano molto con i gesti di affetto. Avete visto i bambini quando vengono in braccio, ma perché loro, i genitori li lasciano anche per 3 o 4 mesi, e li lasciano alla missione, quindi perché loro vanno in cerca di lavoro o si spostano, poi dopo 3 o 4 mesi ritornano per riprendere i figli. Allora,
Ah, questi sono gli attrezzi che gli abbiamo mandato, perché anche la messa loro non la celebrano come noi colorano a carne. Noi non abbiamo snaturato la loro identità. Quindi ogni tanto il Padre Salvatore dice: mandami una batteria, mandami questi attrezzi così, e loro portano avanti anche la loro musica, perché la loro fede è accompagnata molto dalla gestualità, dai canti, dai canti. Siamo Giovanni Paolo II li faceva venire, organizzava queste messe con danze, balli, canti, che loro sono legate al Vangelo, alla preghiera, con il gesto del corpo. Non è come la liturgia latina. E poi un'altra cosa, subito dopo le assemblee che si facevano, loro condividono il pranzo insieme. Non è che ognuno se ne torna a casa sua per mangiare, si condivide il pranzo insieme, la fraternità. E per loro non c'è differenza tra la preghiera e il mangiare insieme, perché il pasto insieme è un rito sacro. La fraternità significa tu mi appartieni. Questa è la cucina di Padre Salvatore. Qua, quando sono andato lì, allora Padre Salvatore è un altro sacerdote che ci diceva: questo viene da Roma, è abituato in Vaticano, è abituato a questo. Disse: qua non ci sono docce, non c'è il gas, non c'è niente. E io dissi: scusate, ma io mi sono lamentato, sono ritornato 30 anni dietro, perché pure io sono vissuto così 30 anni fa, non con quella cosa, in due stanze senza il bagno, quindi questo non è una vergogna. E ci siamo siamo a giugno, eh? Ah, qui, i giocattoli. Non abbiamo potuto mandare i giocattoli perché le mamme li distruggono i giocattoli accidentali. Cioè tu, i nostri bambini devono avere i loro giocattoli. Loro li costruiscono. Le mamme insegnano ai figli a costruire i giocattoli. Non li accettano perché dicevano non sono della nostra cultura questi giocattoli. A parte immaginate tutti quei mostri che stanno in Occidente, se arrivassero qua, tutti i giocattoli a posto. Questi sono i mezzi di trasporto, è l'unico bar che ci stava, perché io ero fissato per la Coca-Cola e allora dovevo andare. E pensate che non è come la nostra Coca-Cola, non c'è, per esempio la Fanta era il succo di mango spremuto, questo era delle bottiglie ma era buono, però si riesce a trovare qualcosa di fresco. Perché lì fa molto, ma molto caldo. Questo non è una brocca. Ah, queste sono le brocche, ecco qua. Le divise della scuola che abbiamo fatto. Quella brocca è quella che portano le donne in testa e la mattina fanno chilometri e chilometri per andare a prendere l'acqua. Quando vedete quei documentari che le portano in testa senza vedere, ma partono alle 5 e arrivano alle 11. Questa è la casa di Padre Salvatore con il cortile. Dove ci stanno i polli? Gli unici polli che ho visto. Ma erano vita snella quei polli, pensate. Non avevano un filo di grasso. La mia dieta, io sono tornato con 7 kg in meno. Pensate. Il cotone, a fianco alla missione c'è la piantagione di cotone, perché queste terre erano incoltivate. Che cosa è successo? Io ho dato a Padre Salvatore la prima volta che ci siamo conosciuti 800 euro, pensate. Lui ha comprato gli appezzamenti di terreno con quei soldi, ma distese, come se fosse mezza casetta, pensate. E poi li ha frazionati e li ha dati alle famiglie per la coltivazione. E un pezzo è rimasto per la missione. Questa è la strada che divide la missione. Di qua c'è la missione e di qua c'è la foresta, con i coccodrilli. Distributore di caramelle io ero. Però sono stato un mese sempre appioppato con i bambini in braccio, perché si camminava a piedi e non ce la facevano tanti bambini. Poi pensate, io sono rimasto il 13 giugno lì, mi hanno organizzato una festa a sorpresa di Sant'Antonio e come l'hanno fatto? Era già buio, verso le 7 di sera, era buio. E pensate che ho iniziato a sentire i tamburi,
ad un tratto mi sono trovato 150 bambini, ma vedete, scendevano dai gamberi, dalle capanne, da tutti i lati. Pensate al buio, conoscono tutte le strade. C'era solo la luce della luna. E abbiamo fatto dei balli e dei canti. E poi io tenevo dei CD di musica un poco di discoteca qua italiana. L'abbiamo messo e non parlavo. Non parlavo. Ah, questo qua è il crocifisso che io ho a casa, mi sembra, eh? Ah, questi sono i lavori che fanno loro. E levano questo. Pensate che mi lavorano a mano. Ogni tanto, guarda il salvatore per mano. Questo è Giacomo Cagnone, vedete? Con Padre Pio. Adesso lui, Padre Pio è stato Giacomo Cagnone per gli anni. 50 anni immobile sul letto di ferro, senza fare una via. Sorridere al dolore, non un anno. 50 anni, pensate. Padre Salvatore viene a settembre, ve lo presenterò, dobbiamo fare una rimpatriata. Viene, perché ogni tanto viene qua nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, e noi lo presentiamo ai bambini, ai giovani, ai parroci che lo aiutano. Quindi vi stavo dicendo, io sono stato cercato, perché io già ero andato nel 2008. Noi quando ci siamo conosciuti? 2008. Quindi sono stato cercato. 2010. Dopo due anni. Allora, stavo dicendo, sono stato cercato. La mia esperienza lì mi ha fatto capire come bisogna aiutare sia questi bambini che stanno lì, ma anche gli immigrati che vengono qui, perché parecchi di loro mi dicevano: padre, portami in Italia. Due erano orientati per diventare sacerdoti, e io dicevo: no, studiate prima qui, poi venite in Italia. Però un medico, che cosa abbiamo fatto? Siccome lì non c'è un ospedale, e chi ha i soldi si può pagare la medicina, ma chi non li ha non se la paga. Allora c'è stato un medico che aveva fatto già gli studi lì, l'abbiamo aiutato a venire a Roma a specializzarsi e poi a Londra. È ritornato e lui e la mamma hanno messo su un ospedale. Perché pensate, io mi sono trovato a volte con bambini che cadevano, adulti dalla bicicletta, e bisognava curare le ferite con la sutura, con gli aghi, non c'era niente. Pensate che una volta mi sono trovato in ospedale, ho dovuto io mantenere una ragazza che si era aperta tutto il ginocchio e la dovevano suturare, ma con gli aghi che noi facevamo i materassi, pensate, facevamo i materassi una volta, cioè non c'è l'antibiotico e poi parecchie persone muoiono per la malaria. Quindi un'altra spedizione che abbiamo fatto di tachipirina, molto la tachipirina, e dicevo, questo medico è venuto in Italia e l'abbiamo fatto specializzare qui e poi a Londra. E poi è ritornato e ho messo su un ospedale. Siccome è un medico anche molto vicino alla missione, allora cura anche le persone che non possono pagare. E quindi adesso si è sposato, ha avuto un figlio, così. Anche perché loro non avevano neanche il concetto del matrimonio monogamico. Niente, non ce l'avevano questo fatto. Infatti ci siamo ritrovati con un padre, ma con tanti figli a volte. Perché non c'era proprio la cultura del rimanere con una donna, o rimanere con un uomo. E allora questo per esempio è stato molto il cristianesimo. In quelle zone, però adesso iniziano a capire il concetto di famiglia, perché avendogli dato un pezzetto di terreno, avendogli dato la possibilità di farsi una casetta di pietre, allora per esempio io vedevo la sera, quando passavo per queste casette, si sentiva il calore della famiglia, e allora i bambini si ritiravano, il marito si ritirava, e allora iniziavano a vivere il calore della famiglia. E poi una cosa che, vedete, quando sono andato lì la prima volta, i bambini camminavano nudi o con gli slip, però la sera, quando io passavo per le capanne, le mamme scaldavano l'acqua per lavarli nei pentoloni, facevano quest'acqua calda, i bambini non si sono mai voluti far vedere
nudi mentre si lavavano, avevano una dignità, anche se sentivano questa cosa. Però quello che io ho sperimentato, vi dico come, è il farli crescere, una cultura che ha tante potenzialità, che possono arricchire noi, mi hanno arricchito, come io ho arricchito loro per tante cose. E, però mi hanno dato molto l'essenzialità, la semplicità e il venirti incontro senza la cattiveria umana, perché erano semplici. Cioè, questi morivano di fame, però sorridevano. Quello che mi sconfortava a me, che vedete, questa è una parte delle foto, perché Francesco le ha avuto tutte nelle mani. E quindi io adesso voglio terminare, perché poi se mi volete fare qualche domanda, e anche perché ho voluto questa associazione dopo. Perché anche sul territorio nostro ci sono molti bambini immigrati e ci sono anche degli immigrati che sono spaesati. Non riusciamo a vedere solo quelli che assoltano la malavita o solo quelli là che sono aggressivi, però non ci siamo mai chiesti perché questi diventano aggressivi, perché questi vanno a finire in questi circuiti di violenza. Però vi posso dire che ci sono, io ho visto delle comunità a Castelvolturno, delle comunità anche di accoglienza, dove ci sono bambini extracomunitari. Perché i genitori non possono permettere neanche in Italia una condizione di vita. E poi anche si è voluta questa associazione anche per l'integrazione, favorire l'integrazione della cultura, perché loro non sono sottosviluppati. Loro se stanno così è perché sono partiti più tardi di noi e nell'evoluzione. E non è detto che la loro arretratezza, come noi possiamo dire, non sia la nostra ricchezza a volte. E poi io sono stato coordinato da un vescovo che voi conoscete, il Monsignor Nogaro, che ha fatto le lotte per gli immigrati, e anche per difendere i diritti dell'uomo, dell'immigrato. Io mi voglio fermare perché voglio lasciare la parola a Francesco, perché potete cercare su internet www.giacomomaglione.it oppure gli altri nostri siti, così conoscete sia Giacomo Maglione sia la missione. Adesso voglio lasciare a Francesco, perché così lui continua come ci siamo conosciuti, perché io sono stato ricercato.